Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Eccoci per una nuovissima puntata di Marvel Avengers. Allora, dove eravamo rimasti? Non mi ricordo. Però vagamente ho un ricordo che stavamo utilizzando Hulk e con il nuovo stile di Hulk, no? Con l'ho fatto più giovane, con i pantaloncini super attillati. E non mi ricordo con precisione. Eravamo stati attaccati dalle macchine. Era arrivato Thor, quindi anche Thor l'avevamo rincontrato. E ci manca soltanto, diciamo, Captain America, che sicuramente non sarà morto, perché insomma mi ci gioco veramente tutto. Ok. Wow. Che caldo. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro. L'agonia è il formicaio. Ah sì, eccolo qua. Sì, ok. Bene, iniziamo. Ti prego, dimmi che è una chiamata di piacere. Sì, vorrei intrattenermi con le tue particelle PIM. Ah sì, che anche questo l'avevamo già visto, quindi possiamo andare avanti volendo. Ok, seleziona eroi e compagni. No, io voglio sempre Hulk. Spacca. Quando mi hanno catturato, l'AIM ha confiscato tutte le mie ricerche. Non hanno ancora capito come usare le particelle. Meglio. Ma saranno ben protette. Ok, non ci sono molti accessi per Meridian. Credo sia meglio prendere il controllo di uno dei loro treni Hyper Circuit e raggiungere direttamente il cuore dell'operazione. Posso violare i treni, ma così facendo lascerò esposto il formicaio. L'AIM potrà localizzarci. Dovrete sbrigarvi. Quindi arriviamo in forza e distruggiamo la base. Giusto. Bene, preferisco l'approccio diretto. Cavolo, sta succedendo? Voi tenete occupata quella cosa. Io vi raggiungerò appena posso. Quella cosa. D'accordo. Sono arrivati gli Avengers. Andiamo. Faccio altro che vincere, vincere, vincere! Maledizione, si mette male! La macchina dell'AIM arriverà nel giro di pochi minuti. Allora facciamola fuori! Ma Thor in tutto ciò? Colpite le prese d'aria sulle gambe. Ah, ecco. Ottimo lavoro. E vai. Fuori uno. Fuori due. Attenzione, si sta impennando. E non si impenna più. Eccola. Corri, 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 corri. Sì. Attenzione, sta tornando online. Oh.
Mo che li dobbiamo distruggere? Le prese d'aria laterali si stanno surriscaldando. Colpitele. Aia. Corri, 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 corri. Corri. Manca qualcosa? Attenzione, si sta impennando. Aia. Di dormire sul lavoro. È la vostra occasione. Concentratevi sull'occhio. D'aria sono di nuovo vulnerabili. Mo siamo 200, giustamente. Oh, porta, perché sennò mi perdo per strada. Come mi segue? Attenzione, si sta impennando. All'ultima. Non riesco a capire. Attenzione, si sta impennando. È di nuovo a terra. Colpite l'occhio. Ah!
giù. Su. Bel lavoro. Sembra che abbiamo finito per ora. Esce fuori qualcuno? No. Beccati questo, IM! Signore, rilevo grosse tracce di teletrasporto. Wow. Accidenti. Sì. Il mondo dovrebbe arrivare a to. Devi evacuare il formicaio, subito. Non credo proprio. Hank, non mi sembra pronto. E dai, Tony, rilassati un po'. Wow. L'ha rimpicciolito. Incredibile. Ha funzionato. Congratulazioni, dottor Pym. La resistenza ha una nuova arma notevole. Sono quasi carini quando sono piccoli. Grazie, ragazzi. Vi devo un favore. Grandi. Grazie per il vostro aiuto. Farò portare le particelle Pym che vi servono alla Chimera. Grazie, Doc. So che non serve a niente, ma lo dico lo stesso. Fate attenzione. Giusto. Farò del mio meglio. A me non mi piace lui, perché non sono capace a far, diciamo, cioè a usare qualcuno che vola. Mirare, ecco, sparare. Le particelle che il dottor Pym ti aveva promesso. Buona fortuna, Iron Man. Grazie. Grazie, ne avrò bisogno. Quindi, cos'è esattamente questo Starburst? Raggiungimi nel laboratorio tecnico, ragazza, e potrai vederlo di persona. Laboratorio tecnico. Tutti i test precedenti sono finiti male. Ma con questo nuovo acceleratore miniaturizzato ho una possibilità. Non mi sembra che io proprio debba andare qui. Ah, ok, infatti. Incredibile. Perché lo è? Un progetto da 1,4 miliardi di dollari. Potrò anche incenerirmi durante il decollo, ma lo farò con stile. Ho cose più importanti, signore. Ma l'avverto, c'è una grande tempesta sulla sua traiettoria di volo. Piove sul bagnato. Beh, non possiamo più aspettare. Tony, ho caricato della musica per darti la carica. Oh, no. Non preoccuparti, non è mia. Ce la puoi fare. Ti ringrazio. Ok. 3, 2, 1. Stiamo andando. Lo vedo, ragazza, ma ormai non si torna indietro. Scenda. Dai, forza! Salga. A destra. A destra. A sinistra.
Aia. Accidenti. Quella tempesta mi ha distrutto il sistema. Già. Kamala! Jarvis, ci siete? Ragazzi, il mio sistema mi sta abbandonando! Jarvis! Kamala! Jarvis, vado a fuoco! Ecco. È finito Iron Man. Accidenti! Quella tempesta mi ha distrutto il sistema! Kamala! Jarvis, ci siete? Ragazzi, il mio sistema mi sta abbandonando! Jarvis! Kamala! Non capisco che cosa... Jarvis, vado a fuoco! Espelli il propulsore! Devo farlo manualmente! No, è fatto in tempo! Ah, sì! C'è mancato poco! Wow, nello spazio! Oh, merda! No! Atterraggio perfetto. Ok. Maledizione. Quindi mo siamo nello spazio. Bene. Speriamo che questo posto non sia pieno di guardie. Bene, bene. Ok, vediamo cosa c'è qui. Aspetta un attimo. Non ha alcun senso. Formula rigenerativa. Spiegherebbe la testa enorme di Tarton. È la sua fonte. Probabilmente qualche povero inumano. Ok. Troviamo quella porta. Che ci vuole? Salvo l'inumano, niente più formula rigenerativa, niente più adattoidi, feste e batti il 5 per tutti. Ok, quindi... l'allero. Toc, toc. C'è nessuno in casa? Coperto di polvere spaziale. Non passa molta gente. Apriamo questa porta senza svegliare nessuno. Apriti sesamo. Rilevata forma di vita non autorizzata. Ah, ehi! Hey. Oh. Intende me? Se le guardie robot non si sono svegliate così, dubito. Quindi? Thank you.
di... Distruggendo la camera stagna non hanno svegliato i cani da guardia. Forse sono programmati per tenere qualcosa dentro. Non... Ecco fatto. Eccoci qua. Chi è? Bingo. E mo' congelata. Oh no. Non è affatto inquietante. No, peggio. Chi esce fuori? Eccolo. Captain America. Oh mio Dio. Oh, Cap. Oh, dimmi che sei vivo. Bentornato, vecchio amico. Steve. Steve! Oh mio Dio, sei vivo! Tony, aspetta. Che cos'è questa roba? Dove mi trovo? Tony, mi stai abbracciando. Cosa? No, non volevo che cadessi. E allora perché non mi lasci? Beh, io... pensavamo che... cioè, io pensavo che... Bentornato, Cap. Sono un po' confuso. Sì, forza. Usciamo da qui, dai. Ehi, aspetta. Tarleton. È sopravvissuto. Tarleton? Ma che importa? Era troppo vicino all'esplosione. È sopravvissuto, grazie a te, a quanto pare. E a Monica, se vogliamo credere ai telegiornali. Non ha alcun senso. Ma perché non viene... Ok, preso. L'evacuazione. Tutte quelle persone. Sì, poi ti racconto. Riesci a camminare? Sì, ok. Sto bene, andiamo. Ecco il Cap che ricordo. Forza. Ok, qual è il piano? Dobbiamo trovare una capsula di salvataggio e metterci in salvo. Stai improvvisando, vero? Sì, io non pensavo che sarei arrivato fino a qui. Sì. Tony, dove sono gli altri? Dove siamo? Siamo nello spazio più profondo. Nello spazio. Allora, salto mortale. Premi A e a mezz'aria per eseguire un salto mortale e aumentare la distanza percorsa in salto. Va bene. Mio Dio, non stavi scherzando? No. Tieni premuto LS in avanti e premi A vicino a una parete piatta per iniziare automaticamente la corsa sulle pareti. Premi A durante la corsa sulle pareti per saltare giù. Va bene. Come andare in bicicletta? Non male. È tutta in discesa. Pronto a saltare? Tony, che succede? È una lunga storia. Che è successo? Si è impallato. Per quanto tempo sono stato lì? Oh, beh, 5 anni. Per i tuoi standard è solo un sonnellino. Wow. Inizio a credere che qualcuno mi preferisca congelato. Vedi? Inizi già a fare battute. Mazza. Banali. Ma questo è normale. Non male, Captain America. Ecco. Capitano Rogers. Che cos'è? Quanta fretta di andartene. Monica, quanto tempo! Non credo fretta, che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo. Subito. No. Aspetta un attimo. Giorgi non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Sequenza di autodistruzione. Oh, l'abbiamo fatta arrabbiare. Tony! Ti sto lavorando!
Ok, fatto. Andiamo. Via. Che diavolo. Non fare caso ai robot assassini. Presto, no, aprila. Ci sto provando. Per essere morto ne hai di pretese. Dovrò usare la forza bruta. Perché non l'hai fatto subito? Non è male. Questa dannata cosa è bloccata. Prendi la tua lancia. Potenzia e nulla senza il controllo. Siamo quasi. Dai, sì, abbiamo compagnia. Non c'è tempo per combattere. Andiamo. Corri. Attento. Ah, maledizione. Sì. Corri. Attento al vetro, Cap. Non può sostenere il tuo peso. Isolamento delle sezioni. Ci siamo quasi, Cap. Sono morto. Un salto è andato in fallo. Ci siamo quasi, Cap. Via. Tony, forza! Ci sono, ma guadagno un po' di tempo. Tira, io va. Abbiamo perso i motori, Tony! Sì, forza, sì, ci siamo, merda! Cazzo, no! La buona notizia è che non moriremo in una palla infuocata. Quella cattiva? Credo che moriremo soffocati prima. Almeno c'è una bella vista. Sì. Sì, direi di sì. Ancora. C'eravamo quasi. Visto che stiamo per morire, qualcuno ha un'ultima confessione? Le tue battute, non riesco a capirle. Oh, lo so, ho letto il tuo diario. Perché hai distrutto il reattore? Sono morti in tanti. Tony, c'era qualcosa sepolto sotto la baia. Era collegato al reattore e saliva verso la superficie. Il terremoto? Dovevo intervenire. La faglia di Sant'Andrea sarebbe esplosa. L'oceano avrebbe inghiottito la città e fatto una strage. Non ho mai dubitato di te. Non dovevo sentirtelo dire. Che diavolo è quello? È ovvio. Bene, guarda chi c'è. Devo sempre risolvere tutto io. Figlio di Knorr. Non mi aspetto niente di meno. Fratello di Thor. Ciao, Thor. Bentornato, Captain. Lui sì che è potente, ragazzi. Zanzan. Questa era la tua formula rigenerativa.
George. Da quanto tempo sono la tua gabbia? Sapevo avresti reagito così. Preferiresti morire che farti aiutare da loro. Mi fidavo di te. Ti ho salvato la vita. Tu puoi controllare le macchine con la mente. Pensa a tutte le... Mi hai infettato con il suo sangue. Avrebbe potuto uccidermi. Non l'ha fatto. Beh, però l'hai fatto. Ricorda il nostro sogno, George. Come hai potuto prendermi uno di loro? Io ti ho reso forte. Mi hai rubato la speranza. E ora ti offrirò le stesse probabilità che ho avuto io. Zan zan. Cosa hai fatto? Libererò la Terra dai superpoteri. A costo di morire distruggendola. E quindi gli ha dato il superpotere? George! È diventato sempre più grosso. C'è una testa è enorme, ragazzi. Ehi, vecchio amico. Steve. Nat. È bello vederti. Se avessi saputo che eri vivo, che eri in mano loro. Tranquilla. Tarton non sapeva che Monica mi avesse preso. Cosa? Ma Monica ha fatto una brutta fine. Il colpo. Monica ha ingaggiato Taskmaster per rubare il cristallo. I suoi hanno avviato i protocolli di sicurezza. Hanno inserito l'autopilota della chimera. Ma quella cosa nella baia non me l'aspettavo. La fonte di calore deve essere stata quella a distruggere la città. Che cos'era? Non lo so. Nat, io continuo a pensare che se io non... quelle persone... No. Non è colpa tua. La nave non sarebbe dovuta decollare. Io avrei fatto lo stesso. Sei vivo. Lo sapevo. Scusate. Venite. Dovreste vedere questo. Sì, vabbè. Thor è più basso di Iron Man, ragazzi. Ma che sta dando? Ecco, non lui si piazza là perché è capitano. Bentornato, capitano Rogers. So di parlare a nome di tutti quando dico che è un piacere rivederla. Grazie, Jarvis. È bello essere qui. Da quando la chimera si è quasi schiantata su Manhattan, la situazione è precipitata. Temo proprio che la IM potrebbe sfruttare l'occasione per aumentare le persecuzioni contro gli inumani. Non possiamo permetterlo. Giusto. Il mondo ha bisogno degli Avengers, ora più che mai. Ci stiamo preparando al confronto finale con la IM. Capitano America, io ho finito l'analisi dei piani del signor Stark per equipaggiare gli Avengers durante il confronto. Ma ci serviranno dei materiali speciali prima di essere pronti. Grazie, Jarvis. Dobbiamo rimetterci in forma per combattere. Dimmi cosa ci serve. Eccellente, signore. Uno dei punti cardine del piano è aiutare i nostri alleati. Il comandante e il dottor Pym stanno riscontrando grosse difficoltà a coordinare le operazioni a causa del controllo dell'AIM sulla rete mondiale delle comunicazioni. Come possiamo essere d'aiuto? Ci hanno chiesto di distruggere il principale centro delle comunicazioni AIM per riuscire a unificare gli sforzi della resistenza. Facciamolo subito, amico mio. Se le missioni iconiche disponibili, adesso anche per lui è disponibile. Per quanto riguarda invece la stampa, stanno iniziando a diffondersi delle notizie che vogliono il nostro Thor Odinson al lavoro
con alcuni ex scienziati dell'AIM in una zona remota della Scandinavia. Potrebbe far parte della propaganda AIM per screditare gli Avengers, ma vale la pena di dare un'occhiata. Sono d'accordo. Ci serve Thor al più presto. Nuovo eroe disponibile. Thor è ora disponibile. Puoi selezionarlo dal registro degli eroi. Wow. Wow, wow, wow. Anche per lui, serie di missioni iconiche disponibile. Bene, adesso abbiamo tutti quanti i personaggi available. Sì. E non è equipaggiato? Sì. Madonna, orribili. Per carità. Meglio questo. Ah, ecco, questo è quello che mi piace. Forse. No, per carità. Vabbè, io direi di lasciarlo così com'è e passa la paura. Allora. Completa l'incarico costumi tecnologia Stark. Ah. Costumi tecnologia Stark. Wow, la campagna è quasi fatta. E questa qua? Missione iconica. No. La città nostra, battaglia rossa, camera di sicurezza. Scusa, eh. Tony ha bisogno di aiuto con un progetto segreto e al meglio di Avengers in vista di imminenti. Recupera varie risorse sparse per il mondo per aiutarlo. Ok. Ah. Ok. Bene, Tony, eccolo qui. Raccogli gli amplificatori dell'energia. Raccogli i detector ottici dai bot antisommossa sconfitti. Raccogli i chip di memoria dai sintoidi sconfitti. Controllo settore pericoloso. Facciamo questo. Ok, comandante. I miei disertori sono sul posto? Proprio come avevi previsto. Ho monitorato il laboratorio AIM che avevi identificato nei calanchi dello Utah. Stamattina vi hanno trasferito gli scienziati. Perché mi sento un po' escluso? Cerca di concentrarti, Tony. Certo! Se tu mi metti a conoscenza del tuo piano super segreto raspia. Widow è in contatto con un gruppo di scienziati nell'AIM. Vogliono disertare e unirsi alla Resistenza. Quindi è un'operazione di salvataggio. Bene. Si tratta di persone geniali, forse persino più di te.
Ci farebbero comodo i loro cervelli. Andrò avanti io, ma state pronti a mandare rinforzi quando vi chiamo. Ok, quindi questa è una missione iconica per Widow. Io devo prendere esempio di questi oggetti per Stark, quindi presumo che... Ok. Vabbè, sì, facciamo con lei. Vediamo se facendo così riesco a diciamo trovare gli oggetti che mi è stato chiesto per... Quanti contatti hai avuto con quegli scienziati? Come Tiny Dancer parecchi. Ma la mia copertura è saltata e ho perso l'accesso all'email aziendale. Incoraggiare la diserzione sotto il naso dell'AIM? Non male. Vai. L'obiettivo è far saltare la scatola. Però può essere che... Ah sì. C'ha ragione. Questo. Di derivazione elettrica AIM nell'aria, dando agli scienziati un blackout per sparire. Questi scienziati hanno qualcosa a che fare con lei, Dei? Lavoravano nel laboratorio di Tarleton, quello che ha scoperto il Terrigen nella baia. Immagino sia stato il senso di colpa a spingerli a disertare. Abbiamo compagnia! Meglio raggiungere la scatola di derivazione elettrica in fretta. Il blackout rallenterà i rinforzi, ma non se sapranno che stiamo arrivando. Ok, ecco la struttura della centralina. Per entrare vi servirà l'aiuto di Jarvis. Signorina Romanoff, questa struttura è bloccata da protocolli di sicurezza locali. Per aprire le porte dovrà usare il transponder nei pressi di un nodo di rete. Avvicinarsi e lasciarti fare il tuo lavoro. Ricevuto. È fondamentale che rimanga vicina al nodo per tenere alla larga le forze dell'AIM. Proveranno a fermarmi. Grazie. Non è affatto male. Dai, andiamo di qua. Aia. Io non mi sto rompendo le scatole. Attaccate. Uno catturato. Non so mai se sarà una cosa furtiva o rumorosa. A volte non lo so nemmeno io. Quasi aperto le porte della struttura. Ecco, bravo. Rimanga nei pressi del nodo. Nessun problema. Buonanotte. Aia. Stiamo a fare. Farà male. Ah,
è questo. No. Mannaggia. Bene, gente. È il momento di impegnarsi sul serio. Andiamo. Ha funzionato. Le porte sono aperte. Bene, entro a distruggere la centralina. Dove stanno ste porte? Ah, ok. Giusto. Manca Iron Man's. Dottor Forson, mi riceve? Sto per attivare un diversivo. Ti riceviamo, Widow. Com'è la situazione lì? Tesa, ma ci muoveremo non appena avrà attirato l'attenzione dell'IM. Preparatevi a decollare. Distruggere le quattro turbine disattiverà il giunto di alimentazione e richiamerà l'attenzione dell'IM. Mandate i rinforzi degli Avengers, per favore. Il, non appena procederò, tutta la base mi piomberà addosso. Traccerò il jet. Tu pensa solo a sopravvivere. Tesoro. Ok, dottor Fox, state pronti. Io dico che dovremmo partire ora. Ci sono truppe AIM ovunque. I motori. Nemico neutralizzato. Ehi, e questo da dove arriva? Dai, non manca solo questo. Su. Sbrigati! Ci troveranno da un momento all'altro, me lo sento! Che manca? Ah, ecco, quello. Io dove mi posso curare? Ecco. Noi ce ne andiamo da qui! Ce ne andiamo subito! Maledizione, Forson! Non rispondono! Sali di sopra! Mm.
Bene. Ci hanno puntato! Abbatteranno il jet! Maledizione! Dammi le loro ultime coordinate, Il! Ci sto lavorando! Aspetta! Ci hanno colpiti! Precipitiamo! Tentiamo un atterraggio d'emergenza! Ecco. Mi sa che hanno fatto una brutta fine. Il! A 2 chilometri! Unità A e M stanno convergendo sul punto d'impatto previsto. Sbrigati! La IM sta arrivando! Corri, 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 corri. Ce l'abbiamo fatta! Siamo vivi! Nascondetevi, sto arrivando. C'è un'unità speciale nemica nelle vicinanze. Se la sconfiggete, potreste ricavarne qualcosa di utile. Ma guarda, non mi interessa. C'è la russa! Sei molto gentile, ma... perché mi sta sparando sul modo così balordo? Dove vai? Ok. Oh, l'abbiamo fatta. Ma aspetta un po'. C'è qualcosa di buono? Quanta cattiveria. Un'unica donna. Così magari qui. Oh. No. Unità nemiche hanno raggiunto il punto dello schianto. Ricevuto. Le forze dell'IM sono qui. Ci sono quasi. La navetta dovrebbe avere un armadietto delle armi. Usatemi. Buona idea. Almeno avranno delle armi. Ok, frammenti. Questi sono i frammenti che devo prendere per... coso qui. Ok, vai. Andiamo tutti sparati. La IM li ha circondati. Non per molto. Salvaci, ti prego! Raggio. Basta giocare, bambini! È arrivata l'ora del coprifuoco! Vado,
non è andata proprio come avevamo previsto. È sempre così. Ora, Jarvis, è arrivato il mio pagamento? È arrivato un ricco trasferimento. Nella morsa del ragno. Oh. Bene, vediamo un po'. Lo stavi facendo per soldi. Calmati, comandante. Ti spiegherò più tardi. Farei meglio a spiegarmi tutto appena rientrata. In tal caso credo che prenderò la strada panoramica. Bene, continua che abbiamo fatto, no? Un'altra volta, basta. Oh. Ah, vedi? Raccoglie gli amplificatori di energia dei sintodi. E qual è questo, mo? Se ci fosse un qualcosa che mi spiegasse. Quali so, mo? Io che ne so. Invece. Ok. Va bene. E niente, io allora direi di lasciare così. Ah, questo Thor, mondi scandinavi. Vabbè, aggiungi l'avamposto. Ah, ok. Va bene. Bene, quindi adesso devo cercare quest'altro oggetto, diciamo, che mi serve. E devo capire un attimo come funziona, dove lo posso trovare. Abbiamo riunito tutti quanti, mi sembra. Tutti e sei i personaggi che abbiamo. E niente, penso che siamo arrivati, comunque stiamo arrivando alla fine, alla conclusione della storia principale. E bene ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale Wrestling. Ciao e alla prossima!